Pablo Moses, Laura Moses. Cazzo, è qui davanti. Vado io, voi andate. Che cosa stai dicendo? Non posso lasciarti da solo, vengo anch'io. No, vado io. Tu pensa a Nick. Lascia, ci pensi. Grazie. Se vuoi accomodarti. Oddio, ma hai organizzato tutto. Sei letta a due di candela, come volevi tu. Oh, ferma. Grazie. Dammi il bicchiere. Beh, cosa mangiamo? Allora, non ho pensato agli antipasti, però... abbiamo una marinata che al bacio. È sempre il solito. Sì. Ti ricordi? 3 anni fa. In centro, là, vicino alla Feltrinelli. Vidi la ragazza più bella della mia vita. Ah, sì, mi ricordo bene. E ti ricordi cosa feci? Io stavo guardando la libreria e tu ti sei avvicinato. Sono avvicinato. Ed è una scelta che non rimpiango, è della mia vita. Ma... amore cos'è? Rebecca, vuoi sposarmi? Sì! Cenetta, cena. Per noi. Il bambino è nato da quasi un mese. Dobbiamo stare con lui. È come quando ti sei messo a scrivere 10 comandamenti. Non volevi vedermi e non volevi parlarmi. Dicevi vedrai cosa cambierà. Non è cambiato niente. Guarda,
che quei 10 comandamenti, come li chiami tu, quando li ho scritti è stato uno dei periodi migliori della mia vita. Ha migliorato il nostro rapporto. Ah. E come vedi adesso, siamo sposati. E io sono veramente felice, sto veramente bene. Ti prego, non distruggere questo castello di sabbia, non ha senso. Ascolta, io volevo stare bene con te. Non volevo avere una vita normale. Non lo so. Pensavo sarebbe stato diverso. Pensavo sarebbe andata così. Perché non si carica più. Ascolta, però dovremmo parlare, dovremmo cercare di risolvere questa cosa. Non può continuare così. E di qualcosa. Parlo sempre solo io. Adesso dobbiamo pensare solo al bambino, lo capisci? Sì, bambino, sempre bambino. Sono 30 giorni di seguito bambino, sento solo questo bambino. Non ce la faccio più con questo bambino. Sarà meglio un bambino che degli stupidi comandamenti che hai inventato tu. Il marmocchio. Che palle. Valerio. Rebecca? Dove sei, amore? Ciao, Leo! Ciao, amore. Come mai? Camilla? Sono io, sono Nick. Dai, ma che ti hai preso? Stai fermo, su. Allora, com'è andata oggi a scuola? Scuola? Io ho smesso a tempo debito di andare a scuola, che stai dicendo? Ma dai, che ti hai preso oggi, Leo? Su! Amore, per favore, smettila, dai. Stai bene? Io sto bene, tu? Sì, io sto bene, sei tu che sei strano. Ok, ho capito. Questo sta facendo il video per il mio 30esimo, sì, ne sono sicuro. 30esimo? Ma ti senti? Dove stanno le telecamere? Oh, zitto, stai offendendo tuo padre. Mio pa? Ah, stai dicendo che sto dando del coglione a me stesso. Allora va bene, sono un coglione, sono una merda, va bene? Che stai dicendo? Dai, lascia perdere, su. Adesso fai il buono che sta per arrivare... Lucas. Lucas? Sì. Il mio migliore amico Lucas? Sì. E come mai sorella qua, Lucas? Allora, il tuo migliore amico l'hai visto due volte. Ok, quindi... No. Sì, perché dici che è il tuo migliore amico? Dai, stai buono, io mi devo andare a truccare, eh? Ma che significa? Poi scusa, quel quadro. Scusa, io... Sto nel divano letto per 5 minuti... E tu sostituisci la mia foto con questo quadro di merda. Ti trucchi? Ma, Leo... Sul serio, ti ripeto, dove stanno le telecamere? Dove stanno? Questo è uno scherzo sicuramente. Leo, per favore, fai il buono, ok? Smettila di fare l'imbecille. Io mi devo andare a truccare, ok? Apri a Lucas se suona. Ciao, Leo. Dov'è? Tua mamma. Leo? Ok, Lucas, basta con le cazzate. Leo? Sono Nick. Non chiamarmi Leo. Senti, Leo. Sono Nick. Smettiamo. Non chiamarmi Leo. Smettiamo. Perché sei qua in casa di mia moglie? Vabbè. Perché sei qua in casa di mia moglie? Tua moglie. Mia moglie. Adesso. Leo, smettiamola con questa idea là. Io sono Nick e... Questa era minacciosa, io lo so che da un po'... Io sono Nick. Che sto uscendo con tua madre. Mia madre. Con mia moglie, vorrei dire. Vabbè, tua moglie. Tu esci, allora. Tu esci con mia moglie? Non toccarmi. Allora, Leo. Sono Nick! Sono Nick! Pezzo di merda! Sono Nick! Vanculo!
pazzo. Nick, sì? Mi dispiace tanto. Per cosa? Non te l'hanno detto? No. Ascolta, vieni qua, vieni. Ti devo dire una cosa. Giù, metti ti saluto. È morto Lucas. Lucas chi? Lucas, il tuo amico. Lucas è morto. Lucas è morto. Aspetta, ok. Nick? Amore, cos'hai? Oh, Nick! Io... Nick! Sto bene, sto bene. No, non stai bene, dai. Vieni su, cos'hai? Nick? Sei caldo, non è che hai la febbre? Eh? Nick, apri gli occhi! Nick? No, no, calmati, calmati, Nick! No. Shh, tranquillo, stai tranquillo. Apri gli occhi. Nick, mi devi guardare. Nick, mi devi guardare. Apri gli occhi. Nick, calmati. Shh, no. Apri gli occhi, Nick. Le senti le mani? Ok. Le gambe? Dai, calmati. Ti devo parlare. Prima calmati, non ti preoccupare. Ti ricordi 3 settimane fa, quando Lucas venne a mancare? Sì. Ti ricordi anche che quel giorno mi venisti a svegliare lì sul divano letto? Sì, mi ricordo anche questo, ma che c'entra? Ecco, io sono diversi anni che vado dietro a quel divano letto. È uno dei pochi momenti nei quali mi sento solo, tutti i miei pensieri se ne vanno e sono solo io. 3 settimane fa però successe qualcosa di strano. Quel divano mi portò tramite, non so, un varco spazio-dimensionale, non lo so, in un'altra dimensione. Nick, ma che cosa stai dicendo? Lo so che è strano, lo so. Mi è successo questo, mi sono ritrovato in un'altra dimensione. Dove ero lei? Cioè, avevo l'aspetto, avevo il mio carattere, ma Nick era morto e io ero Leo. Ascolta, vaffanculo, io non ci credo a queste stronzate. Ho ucciso Lucas. Cosa?
volevi la verità, questa è la verità. Solo che non è stato un incidente, come tutti dicono. In realtà gli ho aperto la testa con quella pietra che abbiamo messo via. Ci sono ottimi motivi. Volevo andare a letto con te. Nick, ma ti senti quando parli? Ma che cazzo stai dicendo? Perché cazzo l'hai fatto? Te l'ho appena detto. Veniva a letto con te. Basta, io chiamo la polizia. No, stai ferma. No. Stai ferma. Non l'ho ucciso io. Nella realtà non l'ho ucciso io. È morto investito da una macchina. Non lo so perché. Ma non sono stato io. Secondo me tu l'hai sognato. Sei andato dietro la poltrona e hai sognato di uccidere Lucas. Sì, certo. Vaffanculo, no? Vedi, Nick, non succede niente. Era come in un sogno, come sospettavo. Non posso vivere con un tale peso sul mio corpo. Ho ucciso il mio migliore amico. E anche se mia moglie non mi crede, devo prendere atto di ciò che ho fatto. Non posso andare dalla polizia. O meglio, non voglio andare dalla polizia. E poi chi mi crederebbe? Ah, pensa, Nick, pensa. Hai scritto i 10 comandamenti, no? Mi ammazzo. Sì, mi ammazzo. Intanto a chi importa? Mia moglie mi chiede un cretino. Non ho più amici. Leo. Leo, mio figlio, cosa penserà di me? Devo lasciargli un messaggio, sì. Deve sapere chi ero. Se no, che padre sarei? Ciao, Leo. Sono io. Sono papà. Se stai guardando questo video, vuol dire che sono morto. E anche se non ho potuto conoscerti, perché avevi solo 2 mesi, voglio che tu ti ricordi quanto sono orgoglioso di te. Ti auguro tutte le fortune del mondo. Ti auguro... E niente, Leo. Papà il video non te lo fa. Certo che potevo scegliere un fiume più alto. E vabbè, questo e questo mi tengo.
facendo? No, niente, stavo facendo un bagno. Un bagno? Vestito? Ma chi vuoi prendere in giro? Lo sappiamo benissimo entrambi che questo è il fine della morte. Veramente questa cosa mi è nuova. Lo scorso anno qui si sono ammazzate due donne. C'è un cambio di rotta allora. Non fare lo spiritoso. Quelle due donne erano le mie migliori amiche. Vengo qui ogni giorno sperando di poterle rivedere, sperando che stiano ancora qua a giocare come quando avevamo 10 anni. Ma non è così. Rimpiango ancora quel giorno in cui mi avevano chiamata chiedendomi di andare a fare una corsa con loro. E io avevo rifiutato perché dovevo uscire con Marco. Sarei voluta morire con loro. È da un anno che non riesco più a vivere. Anche a me è successa una cosa simile. Ho perso il mio migliore amico. Sono 3 settimane che non riesco a vivere. Le prime settimane sono le peggiori. Io i primi giorni non riuscivo neanche a respirare. Quanto mi manca? Quanto mi mancano. Comunque, piacere, Nick. Piacere, Jessica. Sei ancora intenzionato a concludere la tua opera? Non lo so. Secondo te? Dipende da te. Non so che fare. Cosa hai da perdere? Posso perdere tutto. E niente. Ma questo tutto è importante per te? Sì. Allora non farlo, come non l'ho fatto io. Sai, mi ricordi Rebecca. Quando ci siamo conosciuti. Così bella, serena, perfetta. Poi però è cambiata. E adesso non è più la stessa di cui mi innamorai 4 anni fa. Nessuno è perfetto. Lei lo era. In ogni cosa. Dai, alzati, andiamocene da questo posto. Salve. Salve. Lei si trasferisce qui? Sì, è a casa di mia madre. Ci siamo trasferiti io e mio marito per un po'. Ah, capisco. Comunque, piacere, Frank. Rebecca. Anch'io mi sono trasferito da poco qui, da qualche settimana. Oh. E com'è? Si trova bene? Questo è un bel quartiere.
Ma sì, non mi trovo male. Solo che i vicini sono un po' scortesi. Cioè, nessuno mi è mai venuto a fare una visita. Lei è la prima persona che mi rivolge la parola. Beh, in realtà lei mi ha... Lei mi ha cosa? No, niente. Vuole entrare? No, non si preoccupi, sarà ancora tutto in disordine. Non voglio disturbare. No, vabbè, come l'ho detto, è casa di mia madre, non è disabitata. Vabbè, allora... perché no? Prego. Eccoci qua. Però, bella casa. Da fuori mi aspettavo peggio. Mia madre ha avuto sempre una buona estetica, sì. Lo vede? Vuole qualcosa? No, grazie. E casa sua? Com'è? Casa mia è un po' piccola. Grazie. Sì. In verità io e lei non è che siamo proprio vicini vicini. Voglio dire, io abito in fondo alla discesa. Ero venuto a fare due passi e ho visto una bellissima ragazza. No, non dica così, mi mette in imbarazzo. Ma è vero, sei una bellissima ragazza. Beh, più che una ragazza io sarei una donna, ho anche un bambino. Quanti anni hai? Per curiosità, eh. Lo vuole davvero sapere? Certo. 32. 32? Cavolo, io te ne avrei dati massimo 20. Va bene, grazie. Però ora ti consiglio di andare, perché sta arrivando mio marito e sarebbe un po' strano trovare uno sconosciuto in casa. Vabbè, capisco. Allora io vado. Va bene. Comunque è stato un piacere conoscerla. Mi viene il tu. Va bene, non rinno avanti nel darlo del tu. Ciao. Arrivederci. Quindi questa sarebbe casa di tua mamma? Sì, è un po' in disordine. Non ti piace? Ma, anzi perché. Ma che giro hai fatto? Ti credevo morto. No, c'ero quasi. Cosa? No, niente, stavo scherzando. Il bambino dov'è? È da mia madre. Scusa, ma se questa è casa di tua madre, lei dov'è? Dio, ma quante volte te l'ho ripetuto? Mia madre è tornata con mio padre e quindi ci ha lasciato questa casa. Sì, vabbè, lasciamo perdere queste cose, dai. Se tante volte invece andassimo in camera. Non credo proprio. Oddio, basta, Rebecca, basta. Ma è proprio rotto. Sono due mesi che non lo facciamo. Adesso che abbiamo un po' di tempo libero, niente. Ascolta, io lavoro tutto il giorno e quel poco tempo libero che ho non lo passo a fare l'amore con uno che non riesce nemmeno... No, non lo dire, sta zitta, offendere se mi essere maschio. Ah, tu sei un maschio? Allora provaci ogni tanto, così troveremo anche il tempo per fare l'unica cosa che ti piace nella vita. Guarda che ho tanti altri hobby. Ascolta, scrittore di questo par di palle, vai a scrivere altri 3 comandamenti per favore. E tanto che ci sei, vi autopusha di misurare meglio le dosi la prossima volta, perché sei decisamente strano ultimamente. Sono andata dietro la poltrona. E chi è morto stavolta? Vaffanculo! No, vaffanculo tu! E se lo vuoi sapere, non ti amo neanche più. Sono andata al fiume, quello vicino a casa nostra. Mi voleva ammazzare. E una brava ragazza mi ha fermato. Mi sono innamorato di lei. Io non lo so com'è successo, è stato fulmineo, come con te. Ascolta, pensaci. Tu che vai dietro al divano, questa che compare, non è il destino. Quello non è il destino, questa è magia.
da casa mia, brutta merda, e porta fuori la valigia! Ma se non l'ho neanche disfatta! Appunto, portala fuori immediatamente! Sei sicura? Devo prenderlo per un nì? Prendilo come un battere fuori dal cazzo! Quando scrissi questi 10 comandamenti, non avrei mai pensato di doverne cancellare 2. Salve. Per caso lei è Nick Moses? Sì, per caso ci conosciamo? No, e mi scuso per questa intromissione, ma vorrei avere dei chiarimenti su una cosa, alla svelta se possibile. Sì, prego, si accomodi. Grazie. Comunque, piacere, Jonathan. Un piacere, Nick. Se vuole accomodarsi in salotto, non vado per... Perdoni il disordine, ma io e mia moglie ci stiamo trasferendo. Ah, ma si figuri. Poi casa mia è messa molto peggio. Però nel mio disordine ci sto bene. E comunque devo trattenermi al massimo per 10 minuti. Comunque sono venuto fin qua perché sono il cugino di Lucas. Sei il cugino di Lucas? Lucas Line? Sì, esattamente. Non appena ho preso la notizia sono subito venuto qui. Non eravamo molto legati. In effetti l'ultima volta che l'ho sentito era 3 anni fa. Abbiamo litigato e non abbiamo più parlato per un po'. Comunque sono venuto qui per sentire da lei chi poteva essere... Vabbè, mi dia del tuo tranquillamente. Come preferisci. Quindi, come stavo dicendo, sono venuto qui da te per sentire se ha sofferto, quanta gente c'era al funerale e soprattutto chi l'ha ucciso. Sì, sì, certo. Però, ascolta, ti dispiace se prima vado a prendere un goccio d'acqua? Sai, sono passato 3 ore in ufficio a scrivere. Vabbè. Nessun problema. Sì. Ah, sei uno scrittore, quindi? Più o meno, sì. Interessante. Tu vuoi qualcosa? Coca, Sprite? No, no, sono a posto così. Grazie. Stavamo dicendo? Voglio sapere chi ha ucciso mio cugino. Ascolta, io non lo so. Quando Lucas 3 settimane fa venne a mancare io stavo in ufficio. E seppi che era morto solo 3 ore dopo, me lo disse mia moglie. E l'ultima volta che lo vidi era una settimana prima che morisse. Venne qua e mi chiese un favore. Sarebbe? Sì, venne da me perché attraversava un momento difficile e quindi... Aspetta.
Sì? Sì, ok. Ok, va bene. Scusa, era mia moglie. Mi aspetta sotto, devo andare. Sempre meglio non farla aspettare. Comunque, se vuoi... puoi lasciarmi il mio numero, posso richiamarti quando, quando facciamo vuoi. Facciamo che ti lascio il mio. Certo, sì. 346. Uh-huh. 92. Sì. 78. Ok. 22. Perfetto. Ok. Grazie per la disponibilità. Ah, è stato un piacere. Devo scendere anch'io, quindi ti accompagno. Va bene. Salve, lei chi è? Piacere, sono Nick, il marito di Rebecca. E tu invece chi sei? Io sono Frank. Devi dirmi qualcosa? Sono il fidanzato di tua moglie. Ascolta, prendimi un goccio d'acqua che... Ah, sì, tutte sì. Tutte queste... queste storie. Ah, giusto. Mi ha chiamato Rebecca prima, tu per caso sai cosa voleva? Sì, Rebecca è andata a far firmare le carte dall'avvocato per il divorzio. Le carte del divorzio? Sì, non te l'ha detto? Ma se se mi ha parlato tipo un'ora fa, non era molto arrabbiata. Beh, evidentemente ha cambiato idea su di te. Ma non so che dirti, lo sai come sono fatte le donne, no? Eh già, fatte proprio di merda. Eh già. Per caso ti ha parlato di me in questi giorni? Non molto. Cioè, mi ha raccontato le idee, ha detto che sei stato un po' stronzo con lei e che l'hai mortificata ben più di una volta. Ben più di una volta? Ha detto sul serio così? Sì, ha detto così. Già. Capisco. Per caso sai quando torno? Non lo so, sai. Te l'ho già detto, no? Sai come sono fatte le donne. Già. Vabbè, dai, io allora tolgo il disturbo perché sinceramente... non mi piace essere. Ok. Ah, per caso lei va in casa? Ah, il marmocchio dici? Sì, è lì sopra, sta dormendo. Posso andare a salutarlo? Lo riaddormenti tu dopo? Va bene, allora saluto solo da parte mia. È stato un piacere conoscerla, Nick. Nick! Oh, Jessica. Perché non mi richiami? È da tanto che sto provando a chiamarti e non mi rispondi mai. È stato un periodo complicato. Anche per me è un periodo complicato, Nick. Sì, ma tu non hai una famiglia a cui badare. Non rivedo mio figlio da 2 settimane. Mia moglie vuole divorziare. E il suo fidanzato mi fa le ramanzine su come mi comporto. E tutto questo per colpa tua. Per colpa mia? Non mi sembra che io sia andata a dire a tua moglie che andavamo a letto insieme. Da quando ti ho incontrato, la mia vita è finita. Mi pare che sia stato tu a rovinare tutto invece. Io non c'entro assolutamente nulla. Hai fatto tutto da solo. Ascolta Jessica, non ho tempo per queste cose. Devo andare a chiarire con mia moglie, perché ancora io la amo. Tu sei solamente uno stronzo, ecco cosa sei. Ti sei divertito con me e adesso torni nella tua casetta, sì, a fare il bravo maritino. Ma vaffanculo. Torno a scoparti qualche sconosciuto al fiume, no? Tu sei una testa di cazzo, tu non meriti di vivere. Io spero che tua moglie, una merda come te in famiglia, non la rivoglia ad accudire un bambino. Io almeno una famiglia ce l'ho. Tu cos'hai? Nessuno mi aveva mai parlato così. Vaffanculo, Nick. Jessica! Jessica, aspetta, perdonami, ho sbagliato. Vaffanculo, Nick. Spero che tu possa avere una vita di merda. Jessica, ti prego, ho sbagliato. Non fare così. Oh, Nick. Qual buon vento ti porta qui? Ciao Frank, posso parlare con Rebecca? Guarda, Rebecca non c'è, Nick, è andata via a portare l'euro ai nonni. No, dai, l'ho appena vista entrare. Ti dico che non c'è, Nick. Guarda, puoi tornare fra un po', ma sicuramente starà via molto. Non dire cazzate, è entrata. Ti dico che non c'è. Nick! Rebecca, dove sei? Rebecca, sta zitto. Rebecca! Rebecca! Che ci fai qui?
Rebecca, per favore, riprendimi con te. Con Jessica è finita, te lo giuro. È stato uno svago. Ti prego, torna con me. Strappa le carte del divorzio, ti prego. Quali carte del divorzio? Come quali carte del divorzio? Ma se Frank mi aveva detto... Ok, Nick, non te la tirare, Rebecca, per favore. Altrimenti vi faccio saltare la testa a tutti e due. Frank, stai facendo una cazzata. Metti giù quella pistola e te la vedrai con me. Sei simpatico, Nick, sì. Sin dalle medie ho sempre pensato che tu fossi un ragazzo simpatico e sveglio, sì. Aspetta, ma tu sei Frank... Frank Clark? Esatto. Quello a cui ho rubato l'idea dei 10 comandamenti. Io non ti ho rubato mai niente. Ah, sì? No. Tu non mi hai rubato niente. Non penso, sai? Vabbè, ok, ma perché devi fare questo? Non li ho neanche pubblicati. Scusa, in quei 3 mesi che ti sei isolato per scrivere 10 comandamenti, allora dove sei stato? Rebecca, posso rispondere a una domanda alla volta? Onore i 10 comandamenti non era forse non rubare? Non mi pare che tu l'abbia seguito, Nick, vero? Risposta sbagliata. Ora dovrai continuare a vivere con la morte sulle spalle. Capito, Nick? Come me? Oddio. Dopo che mi hai rubato l'unica cosa mia. Rebecca. Rebecca. Oddio, cosa è successo? Niente, non è successo niente. È colpa mia. Sono colpa mia. Sì, però ti perdono. Non potevi sapere che sarebbe andato a finire così. Non posso vederti qui morire davanti ai miei occhi. Allora salvami. Ferma, ferma. Forse ho un'idea. Cosa vuoi fare? La poltrona. La poltrona può salvarti. Che stai dicendo? Ascolta, non so come, non so perché, ma quella poltrona mi ha spedito in un universo parallelo, avanti nel tempo. Chissà che non possa fare la stessa cosa con te. Nico, ma perché dici queste stronzate? Non parlare, non dire così, te lo prometto. Ci proverò in ogni modo. Lo sai che non cambierà nulla. No, non lo dire, non lo dire. Ci riuscirò. Per adesso devo andare. Credo in te. Ok, va bene. Allora, io vado. E in caso non ci rivedessimo? Addio? Volevi dirmi addio? Rebecca? Ehi, amore? Volevi dirmi addio? Non piangere, Nick. Devi essere forte. Altrimenti non riuscirai ad attuare il piano. Devi farlo per lei. Dai. Andiamo.
Pronto? Chi è? Ah, sì. Ciao, Nick. Come va? Perché? Hai avuto novità sull'omicidio di Lucas? Va bene, sarò lì tra una ventina di minuti. Ciao Gianna, accomodati pure. Grazie mille per essere venuta. Figurati, scusami per il ritardo. No, no, non importa, però devi aiutarmi. Va bene, dimmi pure. Mia moglie è morta e devo riportarla in vita. Ammesso e non concesso, è impossibile, lo sai, vero? Nulla è impossibile. Ah, cosa sai su Lucas? Te lo dirò a tempo debito. Adesso provi a ascoltare e cercare di non ridere. Facciamo che ti ascolto. Vuoi accomodarti? Va bene. Mettiti pure sul divano. Allora, c'è un divano di là. Ok. Quel divano è una porta spazio-temporale. Non credo proprio. Quel divano può portarmi in mondi paralleli, in universi paralleli, avanti e indietro nel tempo. Quando arriviamo alla parte seria, dimmelo. Siamo nel pieno della parte seria, a dir la verità. Ah. E dato che mia moglie è morta, è stata appena ammazzata, io devo tornare indietro nel tempo e salvarla. Non so se ridere o piangere. Questa è la più grande cazzata che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. E poi che cazzo c'entro io con tutto questo? Ora infatti arrivi tu. Devi cercare di non fare in modo che rimanga intrappolato là dentro. In sostanza io ti dovrei... svegliare. Esattamente. Quindi è come se tu stessi sognando? Sì, più o meno. Un sogno molto realistico. Ok. Certo. E quindi cominciamo? Ok. Adesso io mi accovaccerò dietro a questo divano. E tu dovrai restare qua. Ad osservare che non mi accada nulla. Cioè tu viaggi nel tempo e nello spazio accovacciandoti dietro ad un divano? Sì. Bene. E cosa dovrebbe accaderti, tanto per sapere? Ah, questo non lo so. Ah. Ok. Però basterà guardarmi. Se faccio qualcosa di strano, dammi uno schiaffo. Questo è molto strano già di suo. Ma facciamo che va bene. Ok, allora io vado. In bocca al lupo. Grazie. Che razza di gente frequentava mio cugino? Salve, chi è lei? Salve, sono Nick, un vecchio amico di Rebecca. Posso parlare con lei? Rebecca, c'è un tipo qui alla porta che dice di conoscerti. Salve. Chi è lei? Torna a casa con me, Rebecca. Cosa? Torna a casa con me. No, io penso che lei abbia sbagliato. Aiuto! Ma che cazzo è questo lingo? Nick! Nick! Rebecca! E già intanto se non chiamo la polizia! Nick! Ma guarda tu! Nick! Nick!
Nick, cosa è successo? Ero in un mondo parallelo, dove lei era sposata con Frank. Non so chi sia. Quello che ha ucciso mia moglie. Vai avanti. Sono entrato in casa e ho iniziato a strozzarlo. Finché... Finché? Finché non mi ha svegliato. E adesso? E adesso non lo so. Forse è il caso di dirti la verità su Lucas. Ti ascolto. Circa 3 mesi fa litigai con mia moglie per una scemenza. E mi misi esattamente là, dietro quel divano. Non so bene come spiegartelo, ma tramite quel divano mi ritrovai in un'altra dimensione, in un universo parallelo. Fin qua mi segui? Beh, perché il resto è ancora più difficile spiegartelo. Allora, in questa dimensione io non c'ero più, il vero me era scomparso. Ed ero nel corpo di mio figlio, Leo. Venne anche a sapere che Lucas usciva con mia moglie. Allora provai a parlargli, a dirgli di lasciar perdere, ma lui mi rideva in faccia. E allora ho preso quella pietra là e l'ho ucciso. In parole povere, tu mi staresti dicendo che Lucas è stato ucciso. L'ho ucciso. Ma in questa realtà è morto investito da una macchina, non lo so perché. È successo nello stesso arco di tempo nel quale io stavo dietro il divano. Secondo te l'ho ucciso io o no?
Stavolta te la taglio una gola di merda. Chi sei tu? No, chi sei tu? Cosa? Oddio, non ci sta capendo più un cazzo. Ma tu sei identico a mio padre. Cioè, intendo il mio vero padre. L'ho visto in delle foto con mamma. È uguale a te. Sei Leo? Tu sei Nick? Sono Nick, sì, sono Nick. Mio Dio. Sei tu, Leo? Ma non eri morto? È una lunga storia. Dimmi, in che anno siamo? È 2040, ma perché? Cioè, cosa sei? 2040. Cazzo, ho 56 anni. E dimmi, vivi ancora con tua madre? Sì, è di sotto, con Frank. Con Frank? Tua madre vive con Frank? Sono sposati da 20 anni ormai. No. Devi fare un favore a papà, Leo. So che non vorrei farlo. So che ti farò paura, ma se vuoi che torni a vivere con te la mamma, devi farlo. Dimmi cosa devo fare. Farò il possibile. Allora, dovrai scendere fino alla libreria. Lì, nel ponte più vicino alla porta, troverai una pistola. Una pistola? Sì, esattamente, una pistola. Dovrai prenderla e metterti in fondo alle scale. Dopo 2 minuti io andrò da mamma e proverò a parlare con lei. Se senti uno sparo, Leo, dovrai sparare a Frank. Devo sparare a Frank? No, devi sparargli solo se risparmi. Ok, ho capito. Vabbè. Ma non so se ce la farò. Leo, se non riuscirai a fare questa cosa, avrai ripercussioni sulla tua vita, sulla mia e su quella di tua madre. Io forse te lo farei, Leo, fidati. Ok, non ti assicuro niente, ma ci proverò. E questo è lo spirito. Dai, comportati da uomo quale sei.
che ci fai qua? Non ho tempo per spiegare. Dimmi dove era Frank. Dovrebbe essere in terrazza. Ma guarda, i due piccioncini. Frank Clark, ho un conto in sospeso con te. Finalmente sai chi sono, Nick. Ti hai messo di tempo. Meglio tardi che mai, no? Come vogliamo saldare il debito? Io direi con la tua morte. Con la mia morte? Nick, non eri così spiritoso qualche anno fa. Ma voi vi conoscete? Sì, da una vita. Se lo vuoi sapere, Rebecca, lui mi ha rubato i 10 comandamenti. Che poi hai detto di aver scritto lui. Bugiardo infame. Simpatico, Frank. Sai, fin dalle medie ho sempre pensato che tu fossi un ragazzo sveglio e simpatico. Ma ora mi leggi pure nel pensiero? Che grande che sei. Credo che sia giunta l'ora di finirla. Leo, corri! Nick! Ma che cazzo? Nick! Oddio, Nick! Oddio! Tranquilla, amore, non preoccuparti. Forse è meglio così. Vado a Leo. Pensa al nostro figlio, guardalo. È là. Ciao, mamma. Frank, uno dei comandamenti non diceva non uccidere. Non mi sembra che tu l'abbia rispettato, vero Frank? Ciao amore, ho appena saputo di quello che è successo. So che adesso ti sentirai un po' male, però io ci sarò sempre qui per te. Quando vuoi io sono qui, richiamami tu appena senti il messaggio e ricorda, ti voglio bene. Grazie Rob, davvero. Tranquillo, non ti meritavi pure questo. La vita sa essere stronza, ma noi siamo più stronzi di lei. E io sarò sempre qui se ti serve un bello stronzo. Non so davvero come avrei fatto senza di te. Tranquillo, per qualsiasi cosa lo sai. A parte per i soldi, quindi potrebbero essere un po' un problema. Anche se... sai una cosa? Quello potrebbe non essere più un problema, davvero. In che senso? Hai vinto la lotteria? Hai presente quella storia dei 10 comandamenti? Quella stronzata scritta da mio padre? Stavo facendo delle ricerche in internet e... sembra che sia nata tutta una comunità di fanatici, una cosa del genere, e credo che, da quello che ho visto, potrebbero pagare oro per l'originale, quello che ho in casa io. Ah, tipo migliaia di euro? Più tipo milioni di euro. Dove trovo Spider? È là dentro. Sei Vincent Vega 87?
Sei in ritardo. Non è facile trovare questo posto. Dai. Sentiamo. Dai, amore, che si va tardi. Ma se tu non ti sei ancora fatto la barba? E come stavo con questa? Così bene da far saltare la luce. Oh, che palle. Dai, vai a riaccenderla. Io prendo le candele e bisogna prepararmi. Mando i saluti di Vincent Vega 87. Karen. Karen. Cazzo. Cazzo. Chi diavolo sei te? E come fai a viaggiare per il tempo? Sto parlando con te. Sei stato tu! Sei stato tu! Datti una calmata, hai capito?
Questi sono i 10 comandamenti. Come hai fatto ad averli? Li ho presi al tipo nell'altra stanza. Ma che stai dicendo? C'eravamo solo io e lei là. Davvero? Sì. E allora chi è che ho ammazzato? Ma che cazzo? Ma non ci sto più capendo più un cazzo proprio. Ha detto anche che era la ricompensa per un certo Vincent Vega 87. Vincent Vega 87. È il nickname di Robert, quel figlio di puttana. Voleva rubarmi i comandamenti e farci i soldi. Fare i soldi con questo. Valgono milioni. Assomiglia a Nick Notis, sai? Era mio padre. Stronzate. Sei la seconda persona che vedo che viaggia nel tempo. Ma mettiamo da parte queste stronzate, io voglio Nick. È morto 3 anni fa. Non è vero, è vivo. Fidati. Quindi tu conoscevi mio padre? E sai come faceva a viaggiare nel tempo? So abbastanza. Quel coglione si accucciava dietro a un divano e spariva. Puoi aiutarmi a capirci qualcosa con questa storia? Dipende da cosa mi dai tu in cambio. Forse posso portarti da Nick. Ma facciamo in fretta, perché ho anche una vita. Io non ce l'ho più. A lei non la seppellisci? Non ora. Tornerò a prenderlo. Prima bisogna sistemare il corso del tempo. Merda che ha ammazzato tua moglie. Non era mia moglie. O almeno non era ancora. Senti, questa cosa probabilmente non dovrei dirtela io, ma volendo hai l'opportunità di vendicarti contro chi ha organizzato tutto questo. No. Non posso fare questa cosa. Perché no? Non fare il cacasotto. Fossi stato al tuo posto non ci avrei pensato 2 volte. Ho già ucciso una persona in passato e non posso farlo di nuovo. Va bene. Ascolta, io non ti obbligo. Tu lo sai che cosa voglio da te. E me l'hai promessa, quindi... Quindi niente, volevo soltanto farti presente che volendo avevi questa opportunità. Va bene. Facciamolo. Perfetto. Che stai facendo? Lo vedrai. Nel frattempo avresti un cambio? Sì. Perfetto. Fare niente a meno che non succeda qualcosa di strano. Bruce Willis.
Perché l'hai fatto? Calma, hai evidentemente perso la ragione. Perché non cerchiamo tutti quanti di calmarci e non ne parliamo un attimo? Tu mi hai tradito! Hai tradito la mia fiducia! Tutte le cose che importavano nella mia vita sono distrutte. Calma. Fare la femminuccia adesso. Voleva ucciderti, cos'altro avrei dovuto fare? Io ti aiuterò. Te l'ho promesso. Ma tu mi devi aiutare a salvare Karen. No, non è una buona idea cambiare in questo modo gli eventi. E invece lo farò. E tu mi aiuterai. Altrimenti lo farò da solo e ti lascerò in quel posto dove ti ho trovato, bloccato per l'eternità. Sei testardo come un muro. Va bene, ma se vuoi fare questa stronzata dobbiamo andare in un posto che forse conoscerai molto bene. Vendere questa casa. Diceva che c'erano troppi ricordi. Non perdiamoci in chiacchiere inutili. Allora, ci sparpagliamo e tu provi ad aprire qualche porta e vediamo che succede. Ok, farò del mio meglio. Questo è lo spirito. E quella è la porta. Andiamo. Strano. A tuo padre questo gioco riusciva abbastanza bene. Prova quella porta laggiù. Quella? No, non ci siamo proprio. Conosco un posto che forse potrebbe fare a caso tuo. Vieni. Muoviti. Accucciati lì dietro. Eh? Accucciati lì dietro. Ma perché? Non lo so perché, per quanto mi riguarda potrebbe anche esserci un buco nero.
Tu mettiti dietro. E apri le porte della mente. Karen, non sai quanto sono contento di vederti. Sì, però vorrei vederti anch'io, amore. Aspetta, tu non muoverti. Ci penso io. Un secondo, no, non muoverti da qua. Salvata! Ciao Leo, vorrei presentarmi ma non c'è tempo, ora andiamo. No, aspetta! Tu chi sei adesso? È meglio non dirtelo in questo momento. Andiamo, vieni. È lui? Chi è lui esattamente? Non lo so proprio, sto andando a caso questi giorni. Va bene, te lo sblocco, tu levagli il tagliacarte, che sennò quando si risveglia ci uccide tutti quanti. Ora andiamocene. È con noi, credo. Io non vi capisco proprio. Ora che siamo in un posto apparentemente al sicuro, possiamo parlare. Sì, sarebbe ora. Leo, anche se non sembra, io sono tua mamma. Simpatica la telecinetta. Per favore, fammi parlare o sarò costretta a bloccarti di nuovo. E stavolta non per 2 minuti. Mi chiamo Laura Moses. Sono la madre di Nick, tuo padre, quindi tua nonna, Leo. So che ora avrai un sacco di domande da farmi su quello che ti sta succedendo, sui tuoi poteri, su quelli che ho io e su quelli che aveva tuo padre. Ma non ho modo di spiegartelo in questo momento. Ora posso soltanto dirvi cosa dovremo andare a fare. Io sto per vomitare. Ti seguo. C'è un androide che ci sta cercando. Sa i tuoi movimenti, sa come ti chiami, sa che cosa fai. È per questo che non possiamo stare nello stesso posto per più di 5 minuti al massimo. No, non credo di aver capito bene. Un androide che mi sta cercando. Perché? Per cosa? Questa storia non ha senso. Non posso dirti tutto questo, almeno non ora. L'unica cosa che possiamo fare è scappare, cercare Nick, fermarlo e poi cercare l'androide. Mi piace questa donna. In quanto a vendetta personale abbiamo gli stessi gusti. Aspetta, tu sai dove è Nick? Sì, ma mi serve il vostro aiuto per fermarlo.
Bravo, Leo. Vedo che comincia a imparare. Sarebbe qui vicino. Non c'è tempo da perdere. Quanto sai controllare i tuoi poteri? Merda, non ci voleva. Spiegami cosa hai intenzione di fare. Seguitemi. Scusa, che hai intenzione di fare? Andiamo. Vuoi seguire davvero una pazza telecinetica? E che dovrei fare? Non lo so, non andare incontro ad un androide, per esempio. E poi, lo sai che lei è l'unica con la faccia da Nick. Sì, e se non fosse chi dice di essere? Senti, io mi fido di lei. Sento anch'io qualcosa. Dove siamo finiti? Te lo stavo per chiedere. Che cazzo hai visto? C'è Laura laggiù? Sì. E un tipo col cappuccio. Deve essere l'androide di cui parlava. Ma che androide, è soltanto un cretino col cappuccio. Dobbiamo raggiungere Laura. No, io resto qua. È una pessima idea. Ascolta, facci tu di sotto. Siete voi i supereroi. Io resto qui di vedetta. Ok, ma se si mette male, sparagli. Nessun problema. Vai. È qua dietro. Tranquillo, ho un piano. Devi fare una cosa per me. Leo, ho bisogno che ti concentri su questa corsia. Devi immaginarla come una stanza, separata dal resto dell'ambiente e dalla quale si può uscire da una sola porta, una delle tue porte. Ma non c'è nessuna porta. Non l'ho mai fatto senza porta. È una stronzata, Leo. Non serve una vera porta. È solo un modo che il tuo cervello ha per razionalizzare la cosa. Vuoi una porta? Eccola. Devi tenerla aperta. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Bene, sono contento. Andiamo. Quindi? Quindi ce l'abbiamo fatta. A fare cosa, scusa? Ve lo spiego tra poco. Adesso direi di andare in un posto più spazioso. Che ti prende? Non puoi capire, non hai le nostre potenzialità. No, guarda, sto bene così, grazie. Forza, Leo, su. Dobbiamo andare.
piace dove vi ho portati? No. Perché siamo qua? Perché tu possa migliorare le tue capacità. A che serve? Nick è ancora in circolazione e tu non sei neanche lontanamente preoccupato. Senti, devi spiegarmi una cosa. Cosa è successo in quel supermercato? Hai presente lo spazio che ti avevo detto di sorvegliare? Beh, lo avevo progettato prima di venirti a prendere. Il mio piano originale era quello di farmi aiutare da Nick, ma non c'è stato modo di convincerlo. I confini di quella porzione di spazio possono essere attraversati solo dall'esterno. Provare ad uscirne provoca una retrocessione spazio-temporale. Allora, qui ci sono delle persone che non hanno capito un cazzo di quello che stai dicendo. Tipo me e lui, ad esempio. L'abbiamo intrappolato in un loop temporale. Ogni volta che troverà ad uscirne, si ritroverà nell'istante in cui è entrato per la prima volta nel corridoio. Risposta soddisfacente? Leo, adesso devi fare una cosa importante. Devi cercare di aprire delle porte dal nulla, usando solo la tua immaginazione. E come faccio? Devi correre e pensare ad un posto dove vuoi andare e riuscirai a passarci. Non ti riguardo, devi riuscirci da solo. Non è un po' poco su cui basarsi. Tu vieni sopra con me. Senti. In caso Nick si faccia vivo. Quindi secondo te Nick potrebbe farsi vivo in qualsiasi momento? Non so neanche se arriverà, e di sicuro non so quando. So solo che prima di venire a prendere Leo, io sono stata nella casa in cui vi ho trovato. Era andata a chiedergli aiuto per sconfiggere l'androide, ma lui è completamente fuori controllo. È come se non avesse coscienza. È morto mentalmente dopo essersi proiettato in una linea temporale alternativa. Da allora è completamente impazzito, viaggia senza discrezione e finirà per farsi scoprire. Scoprire da chi? Esiste un gruppo di persone, se così possiamo chiamarle, che non vuole che si viaggi nel tempo per non rovinare l'equilibrio naturale delle cose. Merda. Ho sempre più l'impressione di essere in un sogno. Sangue del mio sangue. Cazzo! Cosa ci fai? Allontanati! Perché vuoi risolvere tutto con la violenza? Ma soprattutto, che ci fai ancora con quella donna là? Quella donna è una subdola, è una manipolatrice. Mi ha abbandonato 30 anni fa, fregandosene delle conseguenze. Vieni con me, Leo. Insieme possiamo fare qualsiasi cosa. Perché devi stare? Che cazzo ci fai qua? Non ti avevo intrappolato. Tuo figlio mi ha liberato. Era meglio se restavi dove eri. Una spada. Davvero. Ne valeva la pena? Tutto questo per vendicare quel coglione di Lucas. Non me ne è mai fregato un cazzo di Lucas. Che non mi è mai piaciuta la tua faccia. Perché ce ne siamo andati da lì?
Abbiamo lasciato Jonathan da solo. Si la caverà. E poi non voleva questo? Non voleva chiudere con Nick? Tu non eri ancora pronto e io ti ho portato qui. L'importante ora è che tu possa riposare e riprendere le forze. Ma io sono pronto! No, non lo sei. Prima o poi Nick ci troverà e tu dovrai esserlo. Ma poi che posto è questo? Sali, muoviti! Ci sono dei vestiti puliti. Cambiati e vatti a riposare. Come ti ho detto, non abbiamo molto tempo. Mia, sei diventato un mostro. No. Perché? Perché l'hai fatto? Vieni con me, Leo. Possiamo fare delle grandi cose insieme. Sei completamente impazzito. Lascia che ti mostri una cosa. Vedi questo posto? Tutto questo splendore sarà costruito fra 200 anni nel futuro, solo per noi. I 10 comandamenti hanno dato speranza e realizzazione alla gente. Non erano i deliri di un pazzo, ma la promessa di un mondo migliore, che grazie a me avverrà. Grazie alla mia venuta. Ma che stai dicendo? Tutto questo non ha senso. Leo, noi siamo delle divinità. Siamo invulnerabili, queste persone ci amano, ripongono in noi la fiducia per migliorare il mondo in cui siamo nati. Non ci sarà più guerra, non ci sarà più fame, non ci saranno più malattie. La mia parola in questi 200 anni, grazie a questi, grazie ai 10 comandamenti, si è diffusa. E adesso è giunta per loro il momento di una nuova era, un'evoluzione che sarà possibile solo grazie a me e te, Leo. E tu, figlio mio, avrai un posto di diritto a fianco a me nel nuovo regno, nel nuovo pantheon degli immortali!